Buongiorno, benvenuti al Modena Book col stand di CSU per la biblioteca di Mary. Oggi vi presento l'autore Marco Cibecchini. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno, grazie, buongiorno. Se si vuole presentare, raccontarci un po' chi è nella vita quotidiana e come. Sì, io adesso sono pensionato, infatti ho iniziato a scrivere al mio più o meno compimento il 60° anno, che ho deciso di fare qualcosa di diverso della mia vita. La spinta? Sì, la strada è questa. Siccome io non ho figli, ho avuto tante esperienze con tante donne, però non ho figli e volevo lasciare qualcosa di me per il futuro. Bellissimo. Ci parli un po' del suo libro, mi raccontava che ha vinto parecchi premi con questo. Sì, libro. Con Oltre la scelta, è il primo libro, che è un libro tosto. Ci ho scritto, vinto il premio come libro più piccante del 2018 a Tarquinia l'anno scorso. Ed è un libro, non è per tutti, è un libro che tratta di violenza sulla donna, quella violenza che di solito non viene descritta da nessuno, cioè il momento in cui la donna vive la violenza, non quello che c'è prima e quello che c'è dopo, il poliziesco, le ricerche del delinquente, eccetera. No, io ho visto, lo racconto dalla parte della donna, è lei che racconta quando che è stata rapita, racconta cosa ha vissuto, le sue sensazioni, quello che ha dovuto soffrire in questo momento. Ed è una cosa che non è breve, perché nel tempo più o meno si capisce intorno a qualche mese. E poi invece ci parla anche di Altea Oltre l'amore, che è il secondo è l'ultimo volume. Questo è l'ultimo. C'è un altro Altea prima, dove c'è una situazione in cui Altea è una donna, è l'altra donna, infatti il sottotitolo è l'altra donna, perché è l'amante di qualcuno. E questa Altea è una donna molto libera, una modella che crede nella libertà proprio della donna e dell'amore, e quando lei poi sa quasi subito che è amante, quando conosce questo tipo, che non è la moglie, che lui c'ha una moglie, insomma, che lei è un amante sicuramente, però questo non la sconvolgerà, anzi è una donna così libera e così che tutti vorrebbero avere una donna così, che addirittura riesce a circa metà del libro a conoscere la moglie e addirittura a diventarne complice. E cosa l'ha spinta a scegliere lo psicoerotico, questo genere un po' che non è No, perché dunque io ho avuto un primo matrimonio che non è andato bene, eccetera, poi mi sono buttato un po', come dire, sulla piazza e ho avuto tantissime esperienze con tantissime donne e direi che sono tutte straordinarie, perché tutte hanno qualcosa di diverso, qualcosa da insegnarti. Quindi c'è anche un po' di sé dentro. C'è sempre, quando si scrive nei nostri libri si traspare qualcosa di noi. Questi non sono autobiografici, adesso ne sto scrivendo uno autobiografico. Ci parla dei suoi progetti attuali, di cosa sta scrivendo? Ma adesso sto scrivendo, siccome ho avuto tutte queste avventure con tante donne, anche di un giorno, anche di una settimana, e alcune un po' più lunghe, sto scrivendo, siccome io sono sempre stato appassionato di cucina. Allora, per irretirle, diciamo così, e per portarle a me, l'ho sempre invitate a cena. E dopo cena quasi sempre c'è stato qualche cosa. E ora sto legando questa cosa, cioè la cena, il piatto, proprio il cibo che le ho dato con la persona. Per cui raccontare un po' di lei, raccontare un po' quello che le ho offerto da mangiare. Parteciperà ad altre fiere? Questa non era la prima fiera? No, io ho fatto Padova nel 2016, Firenze nel 2017, Taormina, poi Milano e Torino, ero presente con i libri e non di persona, che ne ho fatte diverse, sì. Poi ho fatto anche l'ultimo Firenze e ora sono qui. Va bene, allora la ringrazio per essere stato con noi. Grazie, molto gentile. Alla prossima fiera e al prossimo incontro. Beh, ci rincontriamo volentieri. Buonasera.